Ok, allora noi, Claudio, siccome non stai bene, sei via e non so se avremo modo di risentirci, facciamo per te questa cosa dove vediamo le scale che abbiamo visto, le applichiamo ad esempio su un esempio dove applicheremo su delle cose, degli esercizi molto semplici, banali, magari di un contesto blues, di giri, dal shuffle piuttosto rock blues, piuttosto boogie, dove vedremo alcune tecniche, le spieghiamo, per cui hai il materiale e tutto quanto, e su una cosa di questo tipo vedremo come poter esercitarci, vedere alcune tecniche di applicazione, di differenze tra alcune tecniche piuttosto che. Ad esempio, una cosa fondamentale sulle quali abbiamo il materiale, eccetera, è dire innanzitutto gli accordi, no? La prima cosa è dire perfettamente, hai visto l'armonizzazione delle scale, per cui innanzitutto la scala. Da maggiore alla costruzione di una minore, per cui tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, quindi dalla maggiore alla scala minore. Alla armonizzazione per terze, non della scala minore, ma ovviamente della scala maggiore, anche se poi si potrà fare benissimo anche della scala minore, ma questo è un passo successivo che ci porterà poi ovviamente alla scala minore armonica e ovviamente siccome poi avremo il tono e mezzo della scala minore melodica. Per quanto riguarda invece il discorso della costruzione delle triadi, hai tutta la distribuzione delle locazioni, delle mappature, dei rivolti, che sarà un discorso legato anche per lo studio degli arpeggi, delle ritmiche, per stare nei box più vicini possibili. Ed è una cosa che sinceramente ti ho anche detto, stai nei 251, negli 1625, nelle cadenze di, scusami, nei turnaround 1625, 3625, 1645, a posto del 5 lo mettiamo in 7 di appartenenza delle famiglie, per cui l'1, 6, 3 della famiglia di tonica, il 2, 4 della famiglia di sottodominante, i 5, 7 sono sostituibili perché appartengono alla famiglia di dominante stessa. Per cui all'interno del 2, 5, 1, dell'1, 6, 2, 5 per adesso lo possiamo fare tranquillamente senza nessun tipo di problema all'interno con i rivolti di triadi 1, 6, 2 e 5. 1, 6, 2 e 5, giusto? Piuttosto che ne so, 3, 6 e 2 e 5, ok? Perché qui ovviamente ho messo chiaramente il 3 che è relativo al primo, posso mettere ad esempio anche il 4 al posto del secondo. E non otterrò cadenze plagali perché ovviamente sono sempre all'interno del rapporto dell'1625. Perché hanno una certa forza, ma adesso non voglio andarmi a perdermi su nozioni che hanno poco a che fare con quello di cui abbiamo discusso, se no ci allontaniamo, no? Su quello che invece è interessante per te è dire, bene, gli accordi di settima, major, giusto? Per cui do maggiore 7. Ovviamente do dominante, mi sono iscritte, per cui ho abbassato la settima. Do maggiore 7, do semidiminuito. A questo punto traslerò chiaramente con i rivolti tutte le mie forme, sia del dominant che il minore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non solo per queste quattro, quindi la corda del Ra, sì, del Ra, del La, del Re, del Sol, del Si, ma anche le quattro sotto. Scusami. Quindi, primo rivolto, primo rivolto, primo rivolto. Perché? Perché ovviamente ho fatto queste quattro. E poi, come ben vedi dal tuo materiale, questo cantino lo spostiamo al basso. Cioè, se questo è il mio primo rivolto, ed è un accordo di Do maggiore, prima inversione, perché abbiamo il Mi, il
il Si, la tonica che è il Do e la quinta. La quinta la porto al basso, per cui avrò un secondo rivolto, perché avrò la quinta, la sette, la quinta, la terza, la settima e la tonica. Secondo rivolto di Do maggiore. Ok? E tutte queste, ovviamente, in questo caso 16, sì, 16, oggi non ci siamo, 12 forme le porterai per il maggiore, per il dominante, per il minore 7 e per il semidiminuito. Perché già in questo caso, se io da questa forma vado ad abbassare la settima, cosa sto facendo? Sto ottenendo chiaramente quelli che sono tutti i do di dominante. Di conseguenza è chiaro che questa cosa, come la si fa? La si fa memorizzando tutte le tabelle che ti ho dato, tutte le disposizioni in termini di gradi, cioè tu ce li hai, sono fatte anche piuttosto bene, devo dire, è chiaro che penso di averle, poi a parte il fatto che è già, penso, dagli anni, per quanto questa cosa anche da certi miei insegnanti, certi, poi tra l'altro da uno che penso che è quello che suoni veramente bene, nonostante ce ne siano di tanti che ho avuto che suonino straordinariamente bene, però quello che musicalmente secondo me è stato una donna da un certo punto di vista e che meno si approccia da questo punto di vista, in questo senso, sui rivolti degli accordi, eccetera, perché non ci pensa, mi allontana da questa forma di pensiero, però secondo me, per chi magari ha necessità di avere un punto d'appoggio, è importante magari visualizzarli, perché ti dà perlomeno una linea di riferimento, diciamo così, un point di riferimento sul quale attaccarti per avere poi un'idea sul dove sei, su come comportarti in relazione ai gradi, su come anche avere un'idea dei suoni rispetto ad essi, alle cadenze, alle sonorità e soprattutto come puoi utilizzare le scale rispetto alle sonorità. Perché chiaramente se io suono, ovviamente anche perché tra l'altro su come puoi arrangiare i pezzi, se io penso a un do, in questo caso riesco ad avere un do al canto, in questo caso la terza al canto, in questo caso la quinta al canto, in questo caso la settima bemolle al canto. Per cui aspetta che metto un suono un filo meno saturo, sorry, sempre la terza. Però vedi che anche in questo caso, cioè dal dominant, in questo caso è la quinta che avevo qui, però ho la quinta col basso di terza. Per avere la quinta col basso di terza, per poterla avere, in questo caso io avevo la tonica, quindi basso di terza, basso di terza, avevo che cosa? La settima al canto. Per cui non sempre riesco ad avere al canto una cosa, al basso un'altra, e uniformemente, perché la chitarra poi è uno strumento un po' antipatico da questo punto di vista, per cui devo conoscere un po', e siccome negli arrangiamenti idealmente, soprattutto se vuoi suonare la chitarra in fingerstyle, piuttosto che cosa che io vabbè non faccio, però nei miei arrangiamenti posso concepire, soprattutto nella visualizzazione delle cose, mi è utile anche per la composizione, non solo scritta ma anche in come voglio arrangiare nelle cose sotto mano. Per cui, se ad esempio prendiamo una roba, poi, quindi, se prendiamo ad esempio un blues, no? Questo in là, ecco, magari una cosa così. Allora, diciamo, questo in là, allora, partiamo dalle forme sotto, dalle quattro, no? Diciamo che abbiamo un blues in là, sai che ha 1, 4 e 5. Allora, su queste quattro corde avrò La, Re, in questo caso sto cercando di stare il più vicino possibile perché chiaramente per stare avrò la dominante, e questa era la maggiore, perché come
come se io avessi Do maggiore 7, vedi? Do maggiore quinta al canto, Do maggiore settima al canto, Do maggiore tonica al canto, Do maggiore terza al canto. Vado un po' spiccio perché lo chiamo first inversion, second inversion, third inversion, root 4. Ce l'hai scritta, per cui second inversion, 7 al canto. In questo caso, chiaramente, vedi che la tonica è al canto. Ho abbassato la settima che è al basso, per cui io dirò quinta, sì, quinta, la, perdonami, parlo tanto per cui non è un incastro, però ovviamente vedi, seconda, terzo rivolto, stato fondamentale, con la terza al canto, second inversion, per cui se il mio blues è in la, vedi che ho queste quattro già fissate su questa mappatura. Chiaramente posso anche invertire i bassi, però per adesso rimaniamo fermi un attimo qui. Per cui il mio la, il mio la, il mio la e il mio la che abbiamo distribuito lungo l'asse. Chiaramente il quarto grado cos'è? Di un re di dominante. Il più vicino possibile vedo un re qui o un re qui. Teniamocelo qui. Quando ho il re in questa posizione vuol dire che avrò un secondo rivolto. Giusto? Con la quinta al canto, perché devi averle memorizzate prima queste cose, per cui avrò, oppure se in questa posizione le senti, no? Perché chiaramente è come se avessi spostato e lo vedi qui dentro, ok? Ok? E lo prendiamo ovviamente, ah scusami, il mi, e poi ovviamente stato fondamentale, secondo rivolto, e lo suoniamo in questo modo. Aspetta, è questo quello della, sì. Comincia a farlo così.